A Cupra Marittima, un open day archeologico bagnato dalla pioggia e dalla commozione, nel ricordo del professor Fabrizio Pesando, docente di archeologia classica all'Orientale di Napoli, morto la scorsa estate all'età di 65 anni. Proprio grazie a lui erano ripresi gli scavi nel Parco Archeologico Civita, dove si è da poco conclusa la quarta campagna guidata dal professor Marco Giglio, attuale direttore scientifico della missione archeologica. È stato lui ad illustrare gli ultimi risultati nella sala consiliare dove la conferenza si è spostata a causa del maltempo. Ma la campagna di quest'anno, che è la quarta campagna che conduciamo presso il Tempio del Foro di Cupra, serviva a chiarire una serie di aspetti sulle fasi cronologiche del Tempio e soprattutto a mettere in luce l'assetto della piazza del Foro, cioè lo spazio antistante al Tempio, e abbiamo recuperato una serie di informazioni sia per quanto riguarda l'abbandono della piazza. Sappiamo quando la piazza è stata spogliata di tutte le lastre che la decoravano e poi dopo quando hanno iniziato a smontare il tempio, ma soprattutto abbiamo trovato altre tracce delle lastre che pavimentavano il foro e che quindi ci permetteranno di ricostruire in modo virtuale come doveva essere il foro di Cupra in età austera, quindi al momento della fondazione. Siamo intorno all'anno zero, con qualche altro intervento avvenuto nel IV e V secolo d.C. Il pubblico ha partecipato interessato all'illustrazione dei risultati ottenuti dal team di studenti dell'Università di Napoli, supportati dalla soprintendenza rappresentata dall'architetto Giovanni Sini. A loro è andato il ringraziamento del sindaco Alessio Piersimoni. Siamo felici di poter portare avanti, grazie a queste collaborazioni con questi due enti, queste campagne di scavo. Il nostro parco ha ancora molto da dire e solo andando avanti con queste campagne di scavo possiamo ottenere maggiori documenti su quella che è stata la storia che è trascorsa sul nostro territorio, ma soprattutto possiamo avere una sempre maggiore visibilità e importanza e rilevanza del nostro parco. Più toccante la seconda parte della cerimonia, quando è stata svelata la targa dedicata al professor Fabrizio Pesando, che verrà affissa alla foresteria del Parco Archeologico, un luogo che ospita i ricercatori e che il docente aveva particolarmente a cuore. Sarà un piacere e un tributo doveroso intitolare il piano terra della foresteria del Parco Archeologico, della casa che sta al Parco Archeologico, al professor Fabrizio Pesando, che è stato il primo direttore scientifico del nostro parco, che era molto legato al nostro parco e che con la sua attività ha consentito di aumentarne il valore scientifico e anche la visibilità.